Sono Domizio Restano, professore ordinario di fisica sperimentale delle interazioni fondamentali a Roma 3. Mi occupo essenzialmente di fisica delle particelle elementari. A Roma 3 c'è uno spettro estremamente ampio di attività sperimentali. Si articolano in tante fasi che copriamo più o meno tutte, che vanno dalla progettazione di nuovi esperimenti o addirittura di nuovi acceleratori, alla realizzazione di rivelatori per questi esperimenti, al loro collaudo, alla loro installazione, alla loro operazione durante gli esperimenti, per completare il tutto con l'analisi dei dati, che è un'attività sempre più sfidante nella fisica delle alte energie, che vengono analizzati con tecnologie sempre più moderne. Lo studente a Roma 3 ha la possibilità di interagire quotidianamente con i ricercatori di quest'area, che sono sia i docenti del Dipartimento che i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Infatti ha una sezione a Roma 3 che io dirigo, nella quale ci sono una ventina di dipendenti che sono in costante collaborazione con anche il Dipartimento Universitario. Combinando le risorse della sezione di Roma 3 del Dipartimento, abbiamo un laboratorio di sviluppo dei rivelatori che contiene strumentazione d'avanguardia, che chiaramente può essere utilizzato dagli studenti nell'ambito delle loro attività di tesi, e abbiamo un centro di calcolo con a disposizione risorse molto importanti, nonché la connessione con risorse distribuite che permettono agli studenti, oltre che ai ricercatori, di analizzare queste importanti mole di dati. Roma 3 collabora con l'esperimento ATLAS dell'LHC del CERN, che è un esperimento che studia le collisioni protone-protone ad altissima energia. Fin dall'inizio dell'esperimento, e quindi ha contribuito alla costruzione di parti dell'apparato, in particolare del rivelatore di muoni, sia nella prima fase che nella fase di upgrade dell'esperimento, e ha contribuito all'analisi dei dati, che chiaramente è un'attività che continua e continuerà nei prossimi anni. In particolare abbiamo collaborato alla scoperta del bosone di Higgs e adesso ai suoi studi. Passando ad energie un po' più basse, l'esperimento BEL 2 al KEK in Giappone studia in dettaglio le interazioni elettrone-positrone che portano alla produzione di mesoni contenenti il quark B e allo studio delle loro proprietà, in particolare degli eventi molto rari. E su questo esperimento Roma 3 ha collaborato alla costruzione e manutenzione di un rivelatore ed è coinvolta in analisi dei dati, in particolare nel settore dei fotoni oscuri. Passando agli esperimenti che non utilizzano gli acceleratori, Roma 3 contribuisce alla costruzione del rivelatore Juno in Cina, che si trova in prossimità di un complesso di reattori nucleari molto importanti che rappresenta una sorgente estremamente intensa di antineutrini e che quindi dovrebbe permettere di studiare le proprietà di questi neutrini dal punto di vista delle oscillazioni e in particolare la loro gerarchia di massa. Per quanto riguarda gli esperimenti che si svolgono sul territorio nazionale ma di rilevanza internazionale, presso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, in particolare l'esperimento LEGEND, che studia il doppio decadimento beta senza neutrini ricercando il neutrino di Majorana, l'esperimento DARKSIDE, che ricerca la materia oscura, l'esperimento SIGNO, anch'esso destinato alla ricerca della materia oscura, e l'esperimento VIRGO, che è collocato a Cascina vicino Pisa, che è uno dei grandi interferometri gravitazionali. Roma 3 è coinvolta nella progettazione del futuro interferometro gravitazionale Einstein Telescope e nelle attività legate alla progettazione di futuri esperimenti agli acceleratori e anche di futuri acceleratori, quindi sia grandi collisionatori elettrone-positrone che protone-protone, e anche un nuovo tipo di acceleratori cui fasci sono muoni, quindi il collisionatore di muoni. Per quanto riguarda questi esperimenti futuri, l'attività coinvolge anche la realizzazione e lo studio di nuovi tipi di rivelatori.